amore, amore. È andata nel bosco e è arrivata adesso, piccolina. Eccoci ragazzi sul canale con questo freschino. Ho pensato di proporvi qualcosa di confortevole, qualcosa di caldo. In realtà questo video ce l'ho in mente ancora da settembre, l'ho detto anche su Instagram. Non aspettatevi le cioccolate calde, quelle arriveranno un po' più avanti. In questo video io voglio fare 5 bevande calde diverse, proprio diverse l'una dall'altra, con varie spezie, alcune più speziate, altre meno speziate, alcune più golose. Alcune sono vegetariane, nel senso che ho optato per il latte normale, quello vaccino. Altre invece sono con il latte vegetale, di cocco, di avena, e una addirittura lievemente alcolica. Ovviamente in base ai vostri gusti poi potete alternare gli ingredienti. Alcune bevande sono più eccitanti, nel senso che c'è il caffè dentro, invece altre sono più da meditazione, no? Quindi da gustare magari la sera davanti al camino acceso. La prima bevanda calda che facciamo è il pumpkin spice latte, che io amo, quindi questo cappuccino lievemente speziato che ha questo sapore zuccoso, perché qua la zucca si sente. Non è come quei pumpkin spice latte che andate magari nei locali, lo bevete e dite: ma la zucca dove sta? Io qua ho tutte le mie carte, perché altrimenti mi dimentico magari alcuni dettagli, e siccome sono 5 le bevande non vorrei, capito, perdermi via. Sono partito dalla zucca. Ovviamente io ho scelto una zucca delica che ho cotto al forno, oppure va benissimo anche al vapore o in padella senza ovviamente aggiungere niente. Una volta morbida sarà pronta per diventare purea, quindi la schiacciate con una forchetta e poi la inserite in un pentolino. Aggiungete zucchero di canna, magari della cannella, dello zenzero, noce moscata, una grattugiatina che ci sta molto bene. Aggiungete, in questo caso io ho scelto il latte intero, e cominciate a portare sul fuoco. Quando il composto risulta caldo, quasi bollente, spegnete la fiamma. Unite al caffè adesso, non prima, perché altrimenti magari rischiate di far bollire il composto e poi il caffè risulta amaro. Quindi unitelo dopo che voi avete scaldato il latte, e poi con un frullatore ad immersione frullate il tutto, proprio anche per così frullare molto bene quei granelli di zucca magari che sono rimasti grossolani, e anche per fare una leggera schiuma, perché così inglobate aria. Pensate, pumpkin spice latte, faccio una fatica boia. Nelle tazze unite della panna montata sopra. Io prima mi sono aiutato col cucchiaio e poi ho scelto di usare la sac à poche per fare un bel effetto decorativo. Ovviamente non serve questa cosa. Un velo di cannella sopra e un goccino di purea di zucca addolcita con un po' di sciroppo d'acero, che gli dà quel tocco in più anche esteticamente parlando. La seconda bevanda è cioccolatosa, speziata, però comunque non appesantisce. 2 cucchiaini di cacao amaro in un pentolino, zucchero di canna e poi spezie come se piovessero. Io in questo caso ho scelto cardamomo, i semi di cardamomo profumatissimi, fettine di zenzero fresco e peperoncino, proprio la punta, ovviamente senza i semi, che quelli danno troppo piccante e non sanno di niente. Aggiungo il latte vegetale, io ho scelto quello di avena, ma volendo potete scegliere quello di soia, quello di riso, quello anche animale, non c'è problema. Stemperate il tutto, comincio a scaldare fino a farla bollire. Una volta che arriva al bollore spegniamo e aggiungiamo la cioccolata fondente. Io ho scelto una cioccolata al 70% per non avere un risultato troppo amaro, ma che comunque sia bella fondente. Versiamo nelle tazze e anche questa è pronta. Ora andiamo con il brulè di mele, il mulled wine, in questo caso apple mulled wine, non so. Comunque è qualcosa che è lievemente alcolico, speziato, molto buono. Due intrusa. Cosa fai? Aia! Brava, leccatevi! Ti amo tanto anch'io. E la maglia comunque, vi ricordate che vi avevo detto che avevamo preso un cucciolino? È una disperata, non avete idea, è una panda. Ok, sì, ti lascio andare. Scusate, riprendiamo. L'anno scorso avevo fatto il classico vin brulè, quest'anno invece andiamo con quello di mele. Parto con le arance e gli agrumi in generale, perché mi serve metà arancia tagliata a fette e la scorza di limone. Io ho fatto 4 strisce circa. Le verso in una pentola, aggiungo anice stellato, cannella, chiodi di garofano, zucchero di canna, versiamo il sidro di mele, quindi questo vino di mele lievemente alcolico, oppure se preferite potete usare il succo di mela, e cominciate a mescolare. Portiamo sul fuoco e facciamo bollire per circa 3-4 minuti per far evaporare una buona parte di alcol, poi lo versate nelle tazze, in questo caso magari in una tazza un pochino più ampia, e poi guarnite, se vi piace l'idea, con un ramettino di ribes per dargli quel tocco rosso natalizio.
Ci siamo quasi, perché adesso è arrivata l'ora del golden milk, quindi questo latte vegetale profumatissimo a base di curcuma e di altre spezie. Io in questo caso ho usato anche una parte di latte di cocco, perché con la curcuma mi hanno sempre insegnato che è divino, molto ricco di nutrienti, anche perfetto anche per la mattina ma anche per la sera. Quindi curcuma, pepe nero, poi che vi fa assorbire tutte le proprietà della curcuma e gli darà un tocco leggermente piccantino piacevole. Cannella, vaniglia, io in questo caso non ho usato la vaniglia, quella in bacche da svuotare, ma una vaniglia svuotata, cioè mezza bacca di vaniglia svuotata, che così magari l'avete là in dispensa e non sapete cosa fare, usatela per questa preparazione. Aggiungete una parte di latte di cocco full fat, lo chiamano, quindi intero, quello in lattina, tanto per darvi l'idea, e una parte invece di latte vegetale, anche in questo caso io ho scelto l'avena. Mescolate il tutto, aggiungete dello sciroppo d'acero per addolcire un po' e portate a bollore. Quando il composto ha raggiunto il bollore, spegnete immediatamente, servitelo nelle tazze, gustatevi qualcosa di veramente buono. Siamo arrivati alla fine con l'ultima. Io ho pensato di fare il moccaccino, che è una preparazione semplicissima ma che in realtà molti non conoscono. Si parte da un latte intero, è importante che sia un latte di qualità, perché insomma la caratteristica del moccaccino è che ci sia anche un bel po' di schiuma, quindi mi raccomando, latte intero e di qualità. Nel frattempo che si scalda, voi nella tazza mettete un cucchiaino di cacao, versate un espresso, mescolate bene, ancora un pochino di cacao che magari setacciate sulla superficie, che così farà un bel effetto decorativo. Una volta che il latte è caldo, lo versate in un contenitore abbastanza alto e stretto, lo montate con il montalatte, lo sbattete leggermente sul piano per togliere quelle bolle d'aria grandi, lo emulsionate un po' per amalgamare la parte liquida della parte montata e poi versate il vostro latte sul caffè, no? Quindi cercate di fare tanta schiuma. Se non dovesse essere molto schiumoso il vostro latte, magari ci potreste magari mettere sopra un pochino di panna montata, ecco, però se riuscite a fare una bella schiuma è tanta roba. E alla fine potete guarnire con un velo di cacao amaro. Eccoci ragazzi, il video l'abbiamo finito, spero tantissimo che queste idee vi siano piaciute, magari avete una classifica come nel mio caso, perché la mia preferita tra tutte è questa qua, la cioccolata speziata, che io sorseggio, ovviamente non è neanche più, infatti non è neanche più calda, però è sempre molto buona. Ricordatevi che le ricette scritte le trovate sul blog, vi lascio magari anche qua il collegamento per dirigervi appunto sul blog, o anche nell'info box qua sotto trovate il link. Se le provate a fare, poi taggatemi su Instagram se vi va, che mi fa sempre molto piacere. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, e se vi è piaciuto questo video e ne volete vedere altri e rimanere sempre aggiornati, basta che voi vi iscriviate al canale cliccando il tasto qua sotto oppure qua. Sta arrivando nottissima, adesso questa qua me la vado a scaldare e mi scaldo anche io, anche se ormai praticamente l'ho finita. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, grazie tantissimo per essere arrivati fin qua. Oh, ciao, ho le mani bloccate dal freddo.